grazie per aver voluto assumere questo ruolo che è importante. Insomma, rompere il ghiaccio non è mai facile, prendere la parola per prima è sempre un po' un imbarazzo che è evidente, sento un po' anche io in quanto primo candidato ad amministratore a rivolgermi a voi. Essendo il primo, ovviamente voglio subito procedere a qualche ringraziamento. Innanzitutto voglio ringraziare voi. Veramente confortante vedere una folla come questa, una folla reale e non quelle presunte che abbiamo sentito insomma, in questi giorni. Questa è la dimostrazione di quanto affetto c'è innanzitutto dopo la figura di Domenico Vintucci e di quanta attenzione e fiducia c'è in un gruppo di persone che si ripresenta rinnovato e si candida a guidare questa comunità. Un altro ringraziamento vorrei rivolgerlo agli amici consiglieri uscenti e dai candidati dell'altra tornata elettorale, perché se oggi siamo qui è chiaramente dovuto in gran parte anche al rapporto, quindi mi piace salutare molti di loro sono presenti in sala e soprattutto tutti loro anche in questa occasione sono con noi, sono vicino a noi e ci aiutano, spingono come hanno creduto in passato nella bontà del nostro progetto continuano a farlo oggi. Quindi saluto Giuseppe Corbo, saluto Nicola Calabrese, saluto Nino Colaggio, saluto Antonio Mazzarelli, Giovanna Iannelli e Antonio Pretaccaro. Sono emozionato anche io. E chiaramente c'è anche l'amico Sergio Vergini che ha svolto un ruolo importantissimo in questa amministrazione in quanto assessore che finché è stato in carica, ha svolto il suo ruolo in maniera eccellente, poi ovviamente per questioni puramente personali ha dovuto ritirarsi, ma lo ha fatto lasciando un ottimo ricordo del suo passaggio amministrativo e quindi anche lui il nostro plauso. Poi c'è Domenico, come sapete, ha visto un periodo estremamente difficile. In una certa fase aveva pensato di fermarsi ed è assolutamente comprensibile perché voi sapete quello che è successo. Quando una persona ha vivo dentro di sé il senso dello Stato, l'amore per lo Stato e la voglia di servire lo Stato e la comunità, quando si è tradito dallo Stato, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché Domenico Vintucci, dal punto di vista giudiziario, è stato tradito. Non abbiamo difficoltà a dirlo, è difficile pensare di accordare sentirsi motivati nel continuare a proporsi come figura rappresentativa dell'ordine istituzionale. Se Domenico è tornato indietro su questa sua decisione, è evidente, è merito vostro, essenzialmente, perché gli avete manifestato in tantissimi, in maniera discreta, tutta la vostra stima, il vostro sostegno, il vostro conforto. Quindi questa è una dimostrazione che quando si è persone rispecchiato valore morale, alla fine anche quando le cose non seguono il corso che la logica e anche la legge secondo me vorrebbe, alla fine si riesce sempre a chiudere il cerchio e andare avanti. Quindi grazie al Domenico. 5 anni, sono passati 5 anni, ci aspetto. In questi 5 anni dobbiamo dirci una cosa, non possiamo nascondercelo, abbiamo attraversato quello che i più grandi economisti del nostro tempo definiscono la più grande crisi dal 29 in poi. In 5 anni forse non ce ne rendiamo nemmeno conto, ma si è scritta la storia di un sistema che sta andando in clamorosa difficoltà, che per certi versi sta implodendo. Non è assolutamente da non considerare. In questi 5 anni di grandi difficoltà, questa amministrazione ha avuto il coraggio, la lungimiranza, la fermezza di riuscire ad ammortizzare quelle che sono state le difficoltà. Condensarlo in 2 parole è molto difficile. Io però vi lancio dei flash, perché poi è evidente che Domenico sarà più preciso nello spiegarvi quello che è stato fatto per tamponare queste difficoltà. Il nostro sistema è cambiato. Il sistema è stato spostato verso il federalismo fiscale. Sembra una parola che è detta così, tecnica, ma fa tutta la differenza di questo mondo. Un tempo lo Stato faceva funzionare gli enti locali con i trasferimenti, cioè il tuo sistema paese funzionava
con 100, lo Stato ti girava 100. Poi, se sul territorio non si raccoglieva in tasse 100, ma si raccoglieva 70, era lo Stato che interveniva a colmare quella differenza. Oggi questo sistema non esiste più. Con il federalismo fiscale, lo Stato ti dice: se hai bisogno di 100 per funzionare, riprendi dai tuoi cittadini. Ora, immaginate in un periodo come questo, di gravissima crisi, quanto sia difficile andare ad aumentare le tasse, noi non l'abbiamo fatto. Quindi la bravura e la grande difficoltà è nel riuscire a conciliare i tagli e l'ottimizzazione della spesa con un contenimento della pressione fiscale, che è fondamentale. E noi ci siamo riusciti, e Domenico sono sicuro vi chiarirà anche i termini di questa vicenda. E comunque nei prossimi giorni avremo modo in maniera più analitica di farvi capire come abbiamo fatto. Di sicuro quello che dicono i nostri amici della controparte, perché io non credo di avere nemici come nemmeno voi altri, noi non amiamo cercare avversari in maniera astiosa, per noi c'è solo una controparte che si propone con un'altra visione della politica, noi abbiamo la nostra e andiamo avanti per la nostra strada. Allora, è evidente, lanciamo dei flash, questa amministrazione è stata storica nell'affrontare il discorso della onomastica. Questo paese ha 50 anni che vive in una condizione di assoluto ritardo, clamoroso, era arcaico, eravamo nel mesozoico della civiltà dal punto di vista dell'organizzazione del territorio con le vie. Assolutamente avevamo contrade con delle strade che erano dei serpentoni infiniti, con un solo nome, via Monte, via Piana, Staglio, Colli, in una situazione assolutamente balorda che ci portava ogni anno, e qui c'è Rosario Figlio che può testimoniare, la prefettura che ogni anno: signori, ma abbiamo fatto questa giornata della Locomassi, siete gli unici, l'unico paese della provincia di Benevento a rimanere in condizioni, direi, dopo seconda guerra mondiale. La raccolta differenziata. Allora, abbiamo detto che ci stanno dicendo, qualcuno ci vuole spiegare come si faccia la raccolta differenziata. Mi sembra strano che chi non è riuscito a mettere in piedi quando la legge che lo imponeva e i tempi previsti non è stato capace di farlo, non ha voluto farlo, che adesso venga a insegnare a noi come si faccia e a quando. Tra l'altro, questa cosa ci ha comportato anche un danno economico, in quanto è costato soltanto 30.000 euro questo ritardo. Abbiamo avuto una bella multa. Allora, ragazzi, io non voglio essere troppo lungo, perché voglio lasciare spazio agli altri. Qui oggi noi facciamo di nuovo una scelta di campo. Noi abbiamo davanti due visioni e due modi diametralmente opposti di concepire il governo del territorio e della comunità. C'è da una parte Domenico Ritucci, che fa dell'apertura, della partecipazione, della condivisione dell'amministrazione la sua cifra amministrativa. Io sono stato prima consigliere e poi assessore, chiaramente ringrazio Domenico per questo. Nei due passaggi non ho riscontrato nessuna differenza, perché quello che Domenico mette a disposizione di chi ovviamente deve metterci la buona volontà rispetto agli assessori è assolutamente uguale. Qui tutti valiamo uno e tutti abbiamo la possibilità di incidere, come è giusto che sia, altrimenti la democrazia rimane solamente una mia aspirazione senza nessuna ricaduta reale sui fatti. Quindi condivisione contro, e quindi apertura contro esclusione, perché mentre Domenico include, dall'altra parte siamo ancora legati a modelli arcaici. Qualcuno mi diceva: avete rinnovato, però qualche vecchietto ce l'avete ancora, anche voi in amministrazione. E credo che qualcuno, i nostri tra virgolette vecchietti hanno un'esperienza ventennale. Vorrei ricordare sommessamente che dall'altra parte il capo lista ha un'esperienza quarantennale, esattamente il doppio, quindi se i nostri sono vecchi, voglio dire, dall'altra parte. Quindi, futuro, noi in quel cartellone e in tutte le nostre comunicazioni parliamo di sviluppo, crescita, coesione, è tutto un proiettarsi verso il futuro, è tutta un'impostazione volta ad una visione prospettica della realtà. Questo si può fare solamente quando si hanno persone come Domenico che sono aperte. Dall'altra parte invece abbiamo, come dicevo prima, il contrario, abbiamo una visione che è arcaica. Forse è stata utile in un determinato periodo storico, oggi non possiamo più permettercela, quindi
La mia esortazione è quella a voler continuare su questa strada, pur nelle difficoltà, che noi la bacchetta magica evidente non ce l'abbiamo. Non siamo quelli delle promesse irreali, non siamo quelli della piena occupazione che ogni 5 anni si ritiene realizzabile, quando invece viviamo in una fase in cui il 50% dei nostri giovani è senza lavoro. Quindi noi abbiamo responsabilità, responsabilità contro l'immaginazione, dove non si capisce di che cosa. Siamo convinti del fatto che la serietà e la lungimiranza di ipotesi avranno ragione anche questa volta di questa situazione. Io auguro a tutti una bella e proficua campagna elettorale, lavoriamo tutti per lo stesso risultato e per il futuro di voto. Restiamo uniti per tutti.